con le bandierine. Dunque, finale torneo del termo, si affrontano Michele Chincaro e Federico Castagna dell'ABS contro la coppia mista Bologna-Modena Antonacci-Torricelli. Vediamo che prova biliardi della coppia dell'ABS. Questa sera abbiamo avuto tutte le fasi finali. Ci sono state anche delle situazioni veramente interessanti, per esempio la prima partita a coppia qui, ora favorita, Torricelli-Antonacci ha rischiato l'eliminazione contro Eletto Torrini erano in grossissimo vantaggio, poi alla fine qualche loro errore e delle bellissime giocate degli avversari li hanno condannati, e quindi la coppia emiliana è riuscita a superare quel turno. E poi in semifinale hanno vinto abbastanza facilmente contro Dall'Oglio Ternelli, e invece gli altri giocatori della BS, Chincaro e Castagna, hanno vinto anche loro bene la prima partita contro Coppe del Cantatore, e poi hanno affrontato in semifinale una forte coppia genovese, Ghiglione di Florio, e anche lì pur con maggiore difficoltà, però alla fine poi hanno vinto bene, e ora appunto c'è questa finale che si annuncia veramente molto interessante. Vediamo ormai completare le prove. Abbiamo avuto comunque delle bellissime giocate, delle belle partite. Questo torneo ha avuto quest'anno forse ancora più successo che nelle precedenti edizioni, che già erano andate molto bene. Speriamo che possa averne ancora di più in futuro con ospiti altrettanto prestigiosi. Tra l'altro lunedì comincia un altro bel torneo che ha la stessa formula di questo e gli stessi premi, ed è organizzato dal Circolo Arci La Pianta, e anche quello ha avuto grande successo, è già completo delle 64 coppie previste. Anche lì è annunciata la presenza di giocatori di alto livello. Diciamo che quest'anno è stata tra l'altro anche maggiore la presenza alle finali di nostre coppie, e una appunto è qui diciamo a giocarsi ora il torneo. Certo, un impegno molto difficile perché la coppia avversaria certo ha molto prestigiosa, risultati importanti a suo favore. Entrambi i giocatori, soprattutto, ma conosciamo di più Marciano Antonacci, certamente le sue frequentazioni delle gare nazionali e i suoi ottimi risultati che ha ottenuto. Sta provando i tiri Federico Castagna, ormai ci siamo. Ha tirato molto bene nelle precedenti due partite, come ha tirato molto bene Marciano Antonacci, in particolare nella semifinale è stato devastante, e nella prima non aveva cominciato benissimo, poi anche lì però è venuto fuori alla distanza. Questo però è un altro biliardo, e vediamo chi dei due sarà più pronto a adattarsi a questo biliardo, che è un po' diverso in realtà da quello, da entrambi i biliardi che sono stati utilizzati finora. Biliardo che viene utilizzato solo per le gare, non in campionato, quindi
meno battuto. Siamo in attesa della coppia Antonacci-Torricelli, cioè Torricelli è già qua, siamo in attesa di Antonacci in particolare. È arrivato. E quindi eccoci, tutto pronto. Gli emiliani si sono aggiudicati l'acchito, quindi primo tiro per Marcello Antonacci con le bocce bianche. Si sta un po' attardando con il telefonino. Parte con un vuoto questa volta, Marcello. Dimostra di soffrire particolarmente il caldo. E una biglia di tagliata di Federico che è buona. Va proprio dietro il pallino. Vediamo un po' l'esperto giocatore bolognese come vorrà affrontare questa situazione. Forse spostare il gioco, ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Decidono di spostare il gioco, molto bene. Gioca bene anche Federico. Vediamo Torricelli, ora giocare di secondo di prima, vediamo. Ora decide di giocare di prima. Leggermente lunga. Dovrà mantenere il vantaggio biglia. E ci riesce. Ora vediamo un po' Torricelli. Seconda o di prima, sempre la solita. Una gioca di giro. No, cambia idea.
Una bella biglia questa, anche questa bellissima biglia di Torricelli. E anche Michele dovrà sfiorare il pallino. Poi passa di seconda, non sono, non sono sicuro che fosse la sua intenzione, però ciò non toglie. La giocata è ottima. Neanche Federico segna punti, quindi grandi tiratori che hanno fatto molti birilli questa sera, hanno cominciato entrambi con 1-0. Abbiamo avuto un piccolo problema, ma ora ripartiamo. Antonacci ha parlato alla biglia, ma questa non ha ascoltato. Comunque un bellissimo tiro che è rientrato e non l'ha pagato per la bellezza del tiro. Comunque, poi Federico, anche lui è stato bravo, ha fatto un calcio da tre, portando il pallino nel quadrante basso. Un po' lungo, Marcello. Vediamo un po' se ha segnato. Viene chiamato l'arbitro Angelo Librale. Misurazione. Viene dichiarato rosso, perso il vantaggio biglia da parte dei giocatori emiliani. E ora Torricelli dovrà mettere una bella biglia per cercare di riconquistarlo. C'è possibilità comunque abbastanza agevole per i giocatori dell'ABS di mantenere non solo il vantaggio biglia, ma anche una buona posizione. Così è un buon vantaggio di posizione, volevo dire, e così è perché qui è veramente difficile mettere una bella biglia. È difficile già fare il punto, puoi farlo bene. Vediamo un po'. Bella biglia di Torricelli, che con una carambola fa un bel punto. Quindi con una bella biglia è riuscito in un'impresa proprio difficile, perché insomma già fare il punto non era facile, l'ha fatta anche bene.
Ci va a dire in terzo anche. Ci va a dire in terzo Michele. Qua c'è ben giocata. Vediamo, sono due biglie, 4 punti. Vediamo ora il secondo tiro per Michele, consecutivo tra l'altro. E ora è un bel tiro, gli va un po' via, però comunque 2 punti. 11-2, pallino nel quadrante alto. Ci copre senza spingere il pallino. Enrico tira una riunita leggermente larga, ma bella. Va a punto di seconda Antonacci con l'ausilio di un leggero tocco della biglia rossa che mette ancora meglio la biglia bianca. Gioca bene anche Michele. È una bella, però è cominciata bene, una partita bella, cominciata bene con delle belle giocate da parte di tutti e 4 i giocatori. Qui è un po' aveva giocata bene anche, molto bene anche questa. Se avesse toccato il pallino, avesse toccato la rossa, faceva un capolavoro, così una bellissima biglia lo stesso. Tocca di prima. Torricelli gioca per 6 e li segna. 8-11. Diamo il secondo tiro anche di Marcello. Molto vicino al castello. Tiro questa volta rimane dritto. Prima aveva tagliato un po' troppo, ora è rimasto dritto. Spinge Michele, vediamo se Torricelli indica di andare a punto senza provare niente di particolare. Ci va bene Marcello.
Buona piglia anche questa di Federico. È rimasto in gioco con entrambe le biglie. Ora vediamo un po' Torricelli. Continua a insistere. Lì. E qui. La sua biglia può essere spostata, indubbiamente, però ora forse non ci sono più tutte le biglie dentro. E quindi a questo punto credo che Torricelli insisterà in loco. E invece ora sposta il pallino. Indubbiamente per pagare di meno, questo è chiaro, però rinunciando al pallino stesso. Qui ancora una volta un po' troppo tagliato, gli va via, però tiro molto bello. 15-8. Bella costo di Marcello che va a muro con entrambe, con la boccia e pallino. Qui bisogna stare attenti a questo biliardo fuori casa, è un po' traditore. Qui Michele non ha segnato, c'è stata una cavata evidente, però bisogna tenerne conto perché questo biliardo è un punto, come dicevo prima, un po' traditore. Comunque Michele porta il pallino nel quadrante basso. Tre biglie contro una per Antonacci Torricelli. Vediamo un po' come vorranno trarre il massimo da questa situazione. Marcello ci va di prima. Di taglio. Fa giocare l'ultima agli avversari, come probabilmente deve essere. Ci va di taglio anche Federico. Se fina, forse non, però comunque ha segnato il punto.
Ricciardi ha provato un gioco veramente difficile, però. Gli rimane la possibilità di 2-4 toccando di poco la biglia bianca. Ah, Marcello cambia lato al terzo pallino. Il cambio sembra avere successo. Stacca le ali del castello. 16 a 15. Adesso andranno a marcare i punti. 16 a 15. Vediamo un po' se qui i giocatori emiliani vorranno provare qualcosa di rimessa. Fa di calcio, Maracello che forse sperava che una carambola, come poi è stata, ma forse è presa troppo piena, una carambola di pallino sulla boccia potesse portargli anche dei punti. Posizione un po' non facilmente gestibile, diciamo questa qua, vediamo un po'. Decide Federico di tirare il calcio alla bianca. E vediamo. Non riesce nell'intento neanche a mantenere il punto. Adesso vediamo. Tanto vediamo che Marcello Antonacci commenta anche in diretta la sua partita, quindi. Qui è una situazione non facile, vediamo se i giocatori della Bia se vorranno provare a portare il pallino dalle proprie bocce. Qui fa un po' una via di mezzo Federico, che è anche abbastanza pericolosa, perché adesso va a mettere il pallino a muro, quindi poi portarlo via di lì non sarà facile, dà una possibilità di rimessa agli avversari, che penso vorranno sfruttare. C'è un errore piuttosto grave di Torricelli, che non riesce a portare via la biglia e sembrerebbe neanche a segnare il punto. Beh, qui un errore piuttosto grave, perché gli avversari
sarebbero trovati in grossissima difficoltà se avesse portato via la biglia. E ora invece intravedono la possibilità di tirare questo pallino addirittura. E così è. Questo pallino, diciamo, sicuramente ha la qualifica di pallino regalato, quindi vediamo se si applica la regola, nota regola della pagina 34 del manuale del biliardo. E così è, così è, così è. Non aveva ancora fatto filotto, Federico col pallino regalato lo fa subito. Pallini guidati da Cristo, vero? Comunque, 27 a 16. Qui c'è la possibilità di sponda biglia per Federico, di sponde pallino. Lo tira bene, lo tira bene e sono 4 punti. C'è una bella biglia di Antonacci, di tagliata, ci prova anche Michele di tagliata, forse è troppo tagliata, e così è. E questa forse è poco. Quindi c'è la buca. Possibilità ovviamente di 6 senza grossa difficoltà per i giocatori emiliani. Penso non se la lasceranno scappare. Sei vengono concessi e ora sì, c'è stato un errore nel marcare i punti perché Marcello ha già segnato i due di buca, quindi 24 a 31, il punteggio va bene. Ora quarto pallino per Marcello. Che rifà, che stacca nuovamente le ali del castello. A 31. Cambiato lato da due tiri, Marcello dopo aver tirato per tutto il torneo da destra, ma evidentemente questo biliardo non si presta a quel tiro e infatti dopo aver cambiato ha fatto due volte quattro con dei bei raddoppi.
Torricelli suggerisce un colpo di calcio per fare uno striscio del pallino che però sembra abbastanza difficile. Vediamo un po'. Ci prova Torricelli. Alla fine vediamo un po' se avrà fatto quantomeno il punto. Non ha fatto il punto. Apprezzabile comunque il colpo di Torricelli. Ha colpito molto bene. Poi evidentemente non c'era... Lo striscio non veniva, però, e non è venuto, però l'ha colpito benissimo. Bella giocata di Torricelli che porta il pallino al quadrante basso e poteva anche segnare dei punti. Bella biglia. Precisa. Anche Marcello ci va di taglio, forse rimane un po' largo, vediamo, sì, non dovrebbe aver segnato il punto, rimangono due biglie per giocatori da ABS. Ci va di taglio Federico, cercare di aprire il posto per 6 biglie, vediamo, magari è leggermente larga ma non vuol dire. L'unica cosa è che forse non ci sta più un'altra. E quindi ora forse si proverà qualcosa su una biglia fuori, ma non sono facilmente attaccabili. La fa larga però per andare a punto è stretta per tirare il calcio.
un altro bel tiro di Federico che è andato sempre nel castello, a parte un tiro, però gli va un po' via. Non ha raccolto quello che avrebbe meritato. Costa ancora benissimo a Marcello. E qui è bene ancora che Michele. E dobbiamo iniziare una bella partita. Marcello ci va di prima a spostare verso la biglia bianca. Bene. Leggermente forte o comunque non colpita come avrebbe voluto. Quindi, all'esito di questa giocata, avranno due i giocatori emiliani. Che ora stanno valutando come appunto ottenere il massimo da questa mano con due biglie contro zero. Vediamo. Baricelli porta il pallino nel quadrante basso, però vediamo se saranno due biglie e quattro punti. Sì, sono due biglie. Quinto pallino per Marcello. 0-0-4-4. Vediamo, ancora una volta stacca le ali del castello, tre tiri uguali identici da quattro. Michele a costo.
Marcello sembra voler tirare un calcio al pallino, non facile, ma anzi piuttosto difficile direi. Non è però convinto, vediamo. E poi lo fa bene, forse un po' forte, ma d'altra parte non era facilissimo controllare anche la forza. Comunque riesce a mantenere il punto. Anche se adesso sicuramente Michele porterà il pallino a sponda, ui, allora, qui la sbaglia un pochettino, direi. La sua unica preoccupazione deve essere quella di portare il pallino a sponda per rendere difficile agli avversari portarlo via, così non è stato. Adesso vediamo. Così Torricelli riesce a portare il pallino in casa. Federico ci va di seconda. Vediamo un po'. Direzione dovrebbe essere buona, se non leggermente larga, ma è buona. Ma lo stesso gioco Torricelli. Non sappiamo se ha segnato o no, forse no. Punto è rosso. Qui c'è una possibilità quindi di calcio per Federico. Potrebbe essere veramente importante nell'economia della partita, vediamo. Taglia leggermente troppo ed è una biglia a 2 punti. Sì. 39-36. No, sono 12, quindi 51-36. Quindi i giocatori emiliani si trovano nuovamente ad inseguire, come era stato anche nella prima partita, dove si erano trovati indietro anche pesantemente. Però c'è ancora una chance per i giocatori della Bia, se c'è un bel calcio a 2 sponde. Viene preso bene, ma non produce punti. Tonacci ci va di taglio, presumiamo di seconda. Così è, bella biglia. Molto bella. Leggermente troppo tagliata, però è buona. Ha segnato. Ora certo possibilità per Torricelli di mettere al sicuro il pallino, però intanto la gioca.
Bella biglia, anche questa di Torricelli. Poi cala un pochettino, però. E ora non segna il punto e vediamo Torricelli proverà a giocare per 6, penso che debba spostare leggermente il pallino e lo sposta, direi che dovrebbero esserci 3 biglie, 6 punti, nel 42 vediamo un po', Marcello al tiro viene da 3-4 consecutivi, con 3 tiri, 3 raddoppi identici con cui ha staccato le ali del castello. Vediamo. Questo invece è meno tagliato, vediamo se Miliardo glielo darà, non gli dà neanche questo e ancora un 4, un quarto 4 consecutivo. A 51. E un bel accosto di Michele che porta a muro. Un po' c'è pallino come deve essere. Marcello a sua volta mette la biglia a muro, quindi, però lascia spazio. Michele decide addirittura di allontanarla, però questa è una scelta che non condivido molto perché si poteva stringere. Porta il pallino nel quadrante basso col vantaggio di biglie, lo mette un po' a repentaglio. C'era la possibilità forse di ottenere anche un doppio vantaggio fuori casa, mettendola bene. L'altro ha rischiato anche il punto. Punto rosso. Punto di taglio, mezzo taglio Federico, vediamo la forza, sembra buona, però vediamo perché fino all'ultimo. La biglia è rimasta, cioè, sicuramente la biglia è rimasta buona, non forse. Grazie.
no, Antonacci aveva prima suggerito di toccare di seconda la biglia rossa e spostare leggermente il pallino verso la bianca, poi essendo la biglia nel quadrante alto, il giocatore ha preso in considerazione l'ipotesi di spostare direttamente la biglia rossa, cosa che fanno bene. Ora bisogna però vedere se appoggiandosi a loro volta hanno il punto, nel qual caso non ci sono problemi. Anzi, dovrebbe, senza spostarsi, dovrebbe esserci. Il punto c'è. Sì, qui diciamo allora a questo punto insomma rivalutiamo un po' la giocata perché insomma ha lasciato un punto relativamente facile. Quando forse si poteva far sudare un po' di più. E comunque 55 a 46. Vediamo un po' qui. Verosimilmente spingeranno, però vediamo. Torricelli pare preoccupato dall'esitazione di Marcello. Comunque ha costato benissimo. E vediamo. Bella giocata, Federico, che però si giova anche di un rimpallo, di un rimpallino, però comunque. Qui Michele non segna il punto, gioca l'ultima. Vediamo ora due per i giocatori emiliani. Torricelli cosa vorrà fare? Indubbiamente questa giocata mimata di seconda, calcio di seconda c'è, però molto difficile.
presa anche bene. Però doveva andare leggermente più, tagliare leggermente di più, ma già prenderla così, bella giocata. Vediamo Marcello a 48, a 48 a 63. Qui ha bisogno ora davvero di un filotto. E invece gli rimane dritta. Quarantotto a 63, abbiamo detto. A costo, Michele. Tira uno schiaffello Marcello e poteva fare anche i punti e va a portare il pallino nel quadrante basso. Vediamo, Federico sembra andarci di seconda. Sembra buona. Bravo. C'è una possibilità qui per Torricelli di fare pallino biglia e rimanere bene. Favarga. Un errore piuttosto grave. Torricelli che ora si trova in situazione veramente difficile. Qui bisogna limitare i danni. Parzialmente a 4. Poi fa filotto, guarda, ci rimane male. Fatta questa gag, questo scherzo a Federico, ora vediamo o tirare a 67. E rovescia, quindi non chiude, vediamo, però comunque 67-48, biglia però attaccabile.
è presumibile che Antonacci la voglia attaccare. Vediamo come. Tiro di Marcello che però fa solo due e perde il punto. Ci riprova. Ne fa 6, si porta a 56, 56 e 67. Vediamo. Segna il punto, Michele. Iniziamo di tirare il calcio alla biglia rossa. Segna il punto. Ci ha invitato il compagno a far fare 1-2 agli avversari. Vediamo. Oh, che poi mi sa bene, ma anche fatto perché c'è anche pressione. E poi si va a sedere Marcello. Però Torricelli sbaglia e lascia partita e hanno vinto Michele Chinchero e Federico Castagna la gara del termo, una grande vittoria che conclude questa stagione. Un saluto a tutti.